Aiuto, quello ladro, Bau! Bisogna cacciarlo prima che scappi. Bau, aspettami qua, tu. Vado a prendere la scopa. Fermati! Ma che stai facendo? Faccia di un ladro, secondo te sono un ladro? Non mi hai riconosciuto, sono Pompo Mike. Ma papà, perché stai scappando dalla casetta? Aurora, è una storia un pochino lunga, però va bene, te la racconto. Devo andare a fare una partita di pallavolo che avevo programmato tantissimo tempo fa. Però Laura non me lo permette. Da quando siamo arrivati in vacanza ha preso la bruttissima abitudine di chiedermi ogni giorno un favore. Papà, non sono d'accordo mica con te, sono d'accordo proprio con la Laura, perché tu sei il suo fidanzato e quindi devi aiutarla, perché fa le cose sempre da sola, non è giusto. No, Auri, ti spiego un pochino com'è andata. Ieri ho dovuto aiutare il giardiniere a tagliare tutti gli alberi in alto e non è stato molto facile. Il giorno prima ho dovuto ripulire tutta la spiaggia dai rifiuti. Sai com'è? Lei si prende gli impegni giornalmente e poi sono io che devo rispettarli. Papà, va bene. Questa volta mi hai convinto. Guarda, Auri, non è che mi interessa tanto la tua ragione. Però ti dico una cosa. Se ti trova qui in giro senza far nulla, sicuramente ti trova da lavorare anche a te. No, papà. Ti do ragione a te. Andiamo a giocare a pallavolo, gli lascio qua la mappa, dai andiamo! Lo sapevo io, Auri, che alla fine ti saresti schierata dalla parte di buoni. Vai avanti, arrivo, mi sono dimenticato la palla. Vabbè, intanto andiamo avanti, Lucini. Oh, che caldo che fa oggi, ma Lumina. Guarda, hai proprio ragione, oggi è una giornata terribile. Aspetta, vediamo papà Mike cosa sta facendo. Ma c'è spiaggia. C'è scritto, papà Mike è in spiaggia. Non ci voglio credere, io che volevo chiedergli un aiuto per portare i giochi che ci sono nel magazzino nel nuovo negozio che stanno aprendo. Come faccio se lui se n'è andato e non è qua con noi? Aurora, adoro questo campeggio. C'è un sacco di spazio, ci sono un sacco di strade, ci sono un sacco di cose da fare. Papà, abbiamo preso tutte le cose in mano. Sì, perché ti conosco, sai come funziona Aurora poi? Funziona che praticamente io ti porto tutte le cose. Tutti stanchi, devo portare in braccio pure te. Quindi risolviamo tutta la situazione con questa super carrellina. Quindi sei pronta? Tieni forte che si parte, via! Guardate quella nuvola. Secondo me e piove tra poco, lo dico io. È finito l'invertimento. Nah, Aurora, non dire baggianate, si vede che sei piccola. Comunque non ti preoccupare, è solo una nuvoletta. È impossibile che ci rovini questa vacanza. Sta andando tutto per il verso migliore. Sei sicura che sia giusta la strada per andare in spiaggia? Credo proprio di sì, ma non ne sono sicura. E comunque appena arriveremo sicuramente troveremo Mike e Aurora che staranno facendo qualche gioco pericoloso. Io lo conosco troppo bene, papà Mike. Ma tieniti duro, perché papà ti sta spingendo forte. Allora, questo gioco proprio non piace! Intanto che tu giochi a pallavolo, posso andare in riva al mare a giocare? Mentre io gioco a pallavolo, sì, in effetti non sarebbe una brutta idea se tu lasci a riva al mare. Auri, sai cosa ti dico? Per una volta ti do ragione. Vai a farti il bagno in riva al mare. Io vado di qua. Che cosa? Vietato fare il bagno. Avvistate alligatori. Non so se avete capito bene, ma nel cartello c'è il divieto di fare il bagno perché ci sono gli alligatori. E se non lo sapete, gli alligatori sono i coccodrilli, quelli grandi che ci sono in riva al mare. Sì, non ovunque, ma dove siamo noi ci sono. E io ho mandato Aurora a fare il bagno. Devo fermarla subito. Aspetta. Che cosa? Allora, non puoi andare assolutamente a fare il bagno. Perché, papà? È l'ultima entrata.
No, per fortuna non sei entrata, altro che appena entrata. Ora tu lo sai leggere ancora, ma c'era un cartello davvero, davvero molto brutto. In acqua ci sono gli alligatori. Sono i coccodrilli, quelli un pochino strani. Vuoi che un coccodrillo venga qua e ti mangia? No, assolutamente no. Quindi, guarda, tranquilla. Vieni con me, cambiamo gioco. Guarda, facciamo una cosa bella. Ferma qua, non ti muovere. Questo è il tuo asciugamano, va bene? Guarda, guarda che cosa bella che ti faccio fare io. Qua, ti siedi, bravo. Fai così, va bene? E ora ti trovo un gioco. Mannaggia, non ho nemmeno portato secchiello e paletta. E ferma qua allora. Non riesco proprio a capire. Papà Mike è sempre strano. Oh, non sto capendo proprio cosa gli sta succedendo alla testa. Secchiello e paletta. Non fate la casa. Nuovi giochi di Aurora. Provati a dei bambini sconosciuti. Amore, eccoci qua. Guarda il papà cosa ha appena comprato. Un bel secchiello e una bella paletta. Ora tu ti metti qua, ti cominci a fare una buca. Fai quello che vuoi, fai il castello. E poi stai qua. Insomma, cerca di fare di meglio. Facci tu. Allora, Auri, vado a fare una partitina e torno subito. Vincerò. Eccoci arrivati in spiaggia, nonna. Ma dove sono Mike e Aurora? Non so se dirigermi verso la zona degli ombrelloni e cercarli da quella parte oppure dall'altra, dove c'è la zona pallavolo. Non lo so. Come posso fare? Ho un'idea! È un piano geniale! Potrei fare Ambravacci Cicocò e chi vince andrò da quella parte. Proviamo. Ambravacci Cicocò, 3, 2, 3. No, non me lo ricordo più. Devi dirmi una cosa? Se proprio devi. Io avrei un'idea. Lasciamo gli asciugamani nella zona degli ombrelloni. Ok. E poi andiamo verso la zona della pallavolo, vedere se Maiko sta giocando. Sì, ma non ne sono convinta che siano là. Magari metti il caso che hanno deciso di farsi un bagno in mare e li andiamo a cercare dalla parte opposta. Non mi sembra una bella idea, nonna. Dobbiamo pensare a qualcosa di migliore. Sediamoci qua a questo punto, no? Laura, fidati di me che ho più esperienza. Allora se mi dici così mi fido. Sai, non sono abituata a relazionarmi con persone più mature e adulte. Perché sai, Mike e Aurora ogni giorno me ne combinano una sempre diversa dall'altra. Quindi dai, va bene, ti ascolto. Ma perché in acqua ci sono le persone? E papà mi ha detto che io non posso andare in acqua perché ci sono i coccodrilli. Boh, non lo so, leoncini. Non c'è nessuno. Sapete cosa vi dico allora? Io vado in acqua lo stesso, non ascolto il papà. Aspettate, leoncini, però che mi compro questo. E dove lo metto? Vabbè, lo butto per terra. Sono perfetta adesso, vado in acqua. Che fredda, però sono stessa in acqua, troppo bella. Che bello, sono la sola sull'acqua fredda, anche se un po' freddina, sono stessa in acqua. Che bello, sono solo la sola qua in zona in acqua e non c'è nessuno qua vicino a me. Mi sto andando tanto lontano dalla spiaggia, ma non posso andare. Bene, ragazzi, io intanto un pochino mi riscaldo, Allora, e hoppa, 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 Allora, io ero piccolo, giocavo a calcio, però ero fortissimo anche a pallavolo, guardate. Mannaggia. Ci sono le cose di Mike e Aurora, quindi vuol dire che il posto è giusto. Bravo, le ciabatte, hai per caso l'asciugamano? Sì, certo, le ho portati. Perfetto, mettili giù, e poi... c'è la salviettina di Aurora, c'è il carrettino di Mike. Ah, ci sono anch'io! Bau, ti ho visto, se no non ti avrei preso in braccio. E poi la cosa più importante, ci sono le sue ciabatte.
fine! Quindi è il posto giusto! Brava nanna! Hai messo l'asciugamano! Ne hai un altro anche per me? Bravissima! Che bello la spiaggia! Metti questa, le mie ciabattine le sposto, eccoci qua! Perfetto! Laura, scusa, dove sono Mike e Aurora? Qui ci sono i giochi, le ciabatte, il carrellino, ma loro io non li vedo. Nonnina, in effetti, credo tu abbia abbastanza ragione. Dove sono finiti Mike e Aurora? Mike? Aurora? Dove siete? Bau? Tu ne sai qualcosa? Io non li ho messi giù, lo stavo dormendo! Ne sei sicuro? Sì! Non so neanche se posso fidarmi di lui questa volta. Ci sono le ciabatte in direzione proprio del mare. Non ditemi che Aurora è finita dentro da sola! Dove, nonna? Io non la vedo! Sì, quella bambina col costume tutto colorato! Oh no! È piccola! Col costume colorato, come hai detto tu! Capelli tutti lunghi lisci! È proprio lei! Corri, Laura! Ma come ha potuto Mike a lasciarla qua da sola a fare il bagno? Lui gli ha detto giocare a pallavolo e lei è nel mare tutta da sola perché non c'è nessuno! Devi dirmi assolutamente dove ti ha presa Auri! Ti senti veloce, nonna? Oh, dimmi dov'è che ti sei fatta male! Non ci credo! Oddio! Auri, lo so, stai tranquilla, non ti preoccupare! Adesso ti portiamo nella nostra casetta del villaggio e ti medichiamo assolutamente la gamba, sperando che non ci sia l'infezione, altrimenti dovremo andare subito al pronto soccorso, Auri! Non ti preoccupare, adesso ti prendo e ti porto in braccio! Dai, non aiutami! Una per gamba, prendi! Andiamo, corri la casetta! Veloce! Leoncini! Ho fatto una super partita! A pallavolo! Sono un po' sudato! Però ce l'ho fatta! Ho vinto! Ora torno da Auri e vediamo che ha combinato! Mamma che caldo! Stai tranquilla, Aurora! Nonna, prendi i fazzoletti, mi raccomando, veloce! Fammi controllare! Oh, che fortunatamente è una ferita superficiale, vuol dire che il coccodrillo ti ha preso solamente con due dentini. Ti fa male, Auri? Sì. Non ti preoccupare, adesso ti medico io un po'. Mi fa tanto male. Tranquilla. Auri, stai tranquilla adesso. E voi da casa, Leoncini, mi raccomando, non entrate mai in acqua da soli senza il permesso dei vostri genitori. E non fate come papà Mike, che prende e se ne va. Auri, stai tranquilla. Mia nonna adesso è andata a prendere l'acqua ossigenata per medicarti. Aurora? Leoncini? Ma dovrebbe esserci Aurora qua. Non ditemi che è andata in acqua nonostante di dietro i coccodrilli. No, Aurora. Laura, sei sicura che sta bene? Ma certo, non ti preoccupare, giusto qualche settimana e dovrebbe essere tutto sistemato. Devo ascoltare il papà la prossima volta. Certo, e anche voi, mi raccomando, Ciao, Leoncini! Iscrivetevi subito al nostro canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Ciao! Mi Laura, adesso passa! Ho rubato il pallone della Laura.
Ciao Loncini, come state? Tutto bene? Sono state belle le vacanze di Natale? Io? Babbo Natale gli ha dati tanti giochi e sono stata bravissima. Ora voglio chiamare tutti i miei amici. Iniziamo con Mattia, poi Giorgio e Diana. Oh, chi è? Mi sta squillando il telefono, dov'è? Ah, eccolo. Sì? Pronto? Oggi ho i capelli proprio belli. Oh, sta squillando il telefono. Pronto? Sì, guarda quanto si è attivato. Sì. Oh, mi sta squillando il telefono. Vedete questo telefono? L'ho preso in prestito da una persona, però non penso che lo ridarò. Pronto? Qui parla il bullo Johan. Ragazzi, come state? Tutto bene? Rivali trovarci tutti insieme. Ciao Aurora, io sto bene, ma scusami, ma come si fa a mettere quattro persone in una chiamata? Io non l'ho mai fatto. Mattia, te lo insegnerò, perché l'ha insegnato mio papà. Oh, ciao ragazzi, come sono andate le feste? Oh, che bello, c'è anche Mattia e Gio in questa chiamata. Ciao ragazzi, come state? Inizia proprio bene questa giornata. Ragazzi, troviamoci tutti a ballare, quelli che andiamo sempre. Come facciamo una super colazione insieme, che non abbiamo mai fatto. Ah, ok, allora. Allora ci troviamo là al bar. Va bene, arrivo subito. Bella, bella, ragazzi, arrivo subito. Aurora! Aurora! Ciao! Come stai, sorella? Bene. Come sono andate le feste di Natale? Le feste di Natale sono andate benissimo. E sai cosa? Guarda cosa ho messo. Questo bella felpa tutta rossa di Natale. E sai chi me l'ha portato? Babbo Natale! Davvero? Wow, bellissimo! Anche a me ha portato un sacco di giochi bellissimi. Appena siamo da sole, vieni a casa mia che te li mostro. Oh sì, Auri, mi fa tanto piacere. Oh, adesso sediamoci. Diana, sediamoci. Sediamoci. Ma Aurora, dove sono Mattia e Johan? Non so, quando arriveranno. Leoncini, sai cosa faccio ora? Faccio un bel scherzo a Mattia. Appena arriva, li faccio prendere un bel spavento. Oh, Leoncini, ma dove sono le ragazze? Non le trovo. Saranno qua dentro. Va bene, ci vediamo. Johan, sei sempre il solito. Che fai di sempre brutti? Sì, sei sempre brutti. Anch'io volevo andare dentro, ma Aurora ha detto di no. Ma no, ragazzi, siamo fuori. È una bella giornata, ma c'è anche il sole. Ha ragione, Aurora, mi piacciono molto le tue idee. Ehi, vado piano, eh. È la mia ragazza, ti ricordo. Sì, va, dai, tranquillo. Beh, vi offro per tutti. Sì! Ma ragazzi, non c'è qualcosa di strano? Sì, c'è qualcosa. A me mi sfugge. Ma perché sono solo tre? Ma scusami, ma poi questa qua al cioccolato è divisa in due. Ho una soluzione, io me ne mangio due e voi due. Ma no, già, cosa stai dicendo? Noi ragazzi a mangiare la brioche. Sì, è vero, John, fare lo sciocchino. Due brioche vanno a noi ragazze. Ma così rimane solo una che io devo dividere con Mattia. Ma dai John, fai un po' il cavaliere. Allora, questa per Diana che ha la marmellata e questa è vuota per Aurora. Oh, grazie Mattia. Oh, grazie Mattia, sei un cavaliere. Ecco, Diana, lui è mio fidanzato, avanti piano. E allora, John, adesso ce n'è una con la Nutella e una con la Nutella. Io mi prendo con la Nutella! Con la Nutella! Ci siamo divise la merenda e abbiamo pure litigato. E adesso cosa facciamo? Ah, cosa possiamo fare di divertente? Leoncini, scrivetelo sotto.
commenti. Iscrivetevi al canale e lasciate tantissimi mi piace e attivate la campanellina. Io un'idea ce l'avrei. Andiamo tutti in edicola. Ok, venite, venite anche voi. E aspetta, aspetta un attimo, John. Cosa vorresti fare in edicola? Che io so che tu sei molto pericoloso. Tranquillo, tranquillo, Mattia. Vieni con me. Non succederà nulla, giusto, Luncini? Loro due discutono sempre. E devono litigare tutti i giorni sempre litigano. Sapete che è tra poi Capodanno? Quindi andiamo a prendere i petardi! Ehi, calma un attimo, John. No, siamo ancora troppo piccolini. Almeno io e te. Magari il prossimo anno. E loro sono ancora troppo piccole. Loro almeno tra 2 o 3 anni. Ma dai, quando andremo alle medie, ok? Quando andremo alle medie. È vero, John. Ma poi ci facciamo male tutti. Esatto, se lei si fa male, lei è piccolina, eh. Ma dobbiamo divertirci. Quello è vero, però. Però ti ho detto che siamo troppo piccoli. Mattia, noi non siamo piccoli. Adesso vado a prendere i petardi, guarda. Ok, vediamo. Secondo me non li danno. Johan sta combinando un guaio come al solito. Speriamo che non faccia danni. Certo che mi sono scelto un fidanzato bullo. Ragazzi, brutte notizie. Non te li hanno dati, vero? No, mi hanno detto che sono troppo basso. Servirebbe uno alto così. Scusami, John, ma che potremmo trovare di alto così? Leoncini, ragazzi, io l'idea ce l'ho. La vera Diana, devo dirmela! Possiamo chiamare la mia mamma? No! Ho un'idea io! Ti serve una persona un pochino stocca. Ci servirebbe una persona alta, ma un po' sciocca. E io forse conosco questa persona. Una persona molto sciocca. Ma perché sciocca? Appunto, bastava solo mia mamma. Ma scusami, tua mamma è troppo intelligente e lei non darebbe mai un petardo a un bambino. E se si farebbe male? E allora come facciamo? Io so che sta pensando a Mattia. Adesso metto lì la voce. Lo sto chiamando. Ciao Mike, come stai? Tutto bene? Dai, vieni Mike, siamo tutti insieme. Dai, vieni, Mike. Ci troviamo al bar solito a bere una cioccolata calda. Sì, dai, vieni un po' con noi, dai Mike. Dai papà, ti aspetto perché ci sono anche io. Grazie, buttiamo giù. Ok, sembrerebbe aver funzionato. Sì, andiamo tutti a bar. Vabbè, non ho capito niente su quella chiamata. Mi hanno chiamato. Sì. Casino. Io sono arrivato vicino al bar, ma non vedo mica nessuno. Che poi mi sembrava di aver sentito la voce di Mattia, sicuramente, perché era lui che mi chiamava. Aurora e forse c'era anche Johan. O Diana. Boh, non lo so, c'era solo una confusione assurda. Adesso vediamo. Forse sono là. Papà Mike calmi perché questa cosa già mi puzza. Allora partiamo subito dalla cosa più importante. Vieni qua. No, stai tranquillo Mike. Allora siediti qua con me. Ragazze, perché state frequentando lui, Mattia? Se stai portando sulla brutta strada. Ma no Mike, stai tranquillo. Per oggi non ha fatto niente. E comunque sono abbastanza maturo. È vero papà, oggi già non ha fatto niente. Ha proprio ragione Diana. Siete sicure? Vieni su in piedi. Chi ti ha detto di sederti? Ti ho detto io di sederti. Sì, io ti ho detto a te. È un problema di memoria, non mi ricordo. Cosa sì. Ti stai facendo fare? Non sto facendo fare niente. Sei sicuro? Sì. Tu ogni volta dici di no e poi combini sempre danni. Ah, va bene. Ragazzi, beh, allora, stai buono, lasciamo stare John. Cosa facciamo di divertente? Mike, io ho un'idea. Scusate, ma dirmi cosa? Sentiamo questo tuo geniale piano. Dai, allora, cosa possiamo fare? Andiamo al parco? No.
cosa facciamo allora? Ti serve una persona alta. Tipo me? Sì! E perché mi serve una persona alta? Aspetta, è una persona sciocca! Cosa dobbiamo fare? Sentiamo di così tanto divertente? Dobbiamo andare in edicola. Però a me non mi fanno entrare perché sono troppo basso. Ci credo, sei alto un metro! Cosa vuoi comprare? Un Kalashnikov in edicola? Non lo so. Cosa dobbiamo andare a fare in edicola? Ci vado io, guarda, guarda! Non ti preoccupare, ci penso io. Lo vedi quanto sono alto rispetto a te? Ah, nanetto! Dimmi, cosa devo fare in edicola? Ti servirebbe dei petardi. I petardi? Wow, che bella idea! Sei sicuro che potete giocare con i petardi? Non siete un po' troppo piccoli voi? Sì, mamma! Ce la facciamo. Sei sicuro? Sì, ce la facciamo. Ah, va bene. Dai, ok. Non vi preoccupate, ragazzi, vado io. Adesso niente. No. Devo sempre spendere io. Vabbè, non vi preoccupate, vado io in edicola. Aspettatemi qua, ci penso io. Oh, io non voglio saperne di questa storia. Io tra poco me ne vado a casa. Ah. Allora te la sono fatto! Zitto, che se no ci sentono, ci arrestano! Sì, sì, sì! Mi ha trovato tutto! Ho preso una scatola! Ma non posso tirarla fuori qua! Vieni con me, dai che te la gusto! Ok, andiamo, andiamo! Ragazzi, voi state là! Ma... sì, sì! John, Mattia se n'è andato via! Il solito piscia sotto, non capisce mai niente! Guarda cosa ho preso! Fermo! Cioè, pazzito, questi si chiamano mini ciccioli! Non possono toccare i bambini, Mattia. Puoi vedere come vanno? Hai ragione, sei John. E ogni volta sarò intanto sbaglio il nome. Ascoltami, vuoi vedere come vanno? Sì, sì. Siete pronti, leoncini? Volete sentire che esplosione fanno? Siamo fino a tre. Dai, papà Lancia, che farà una cosa bomba fontissima. Vado. Aspettate. Prima, mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace, ma soprattutto una cosa importantissima. Non fatelo a casa, non fatelo senza i vostri genitori. Siete pronti? Vi siete iscritti al canale? No! Fatelo subito! Vi attendo 3 secondi e poi lanceremo questo super petardo. 1, 2, 3. Siamo pronti! Dai, Joan! Dai, Mike, fammelo tirare! Fammelo tirare a me! Ma che tirare a te? Sei troppo piccolo! Sei pronto? Uno! Sei buono, che devo... si tira da qua! No! Oh, ma... È stata molto forte la bomba! Ah, mi fanno male le orecchie! Non avete esagerato! Esagerato? Ma no! Ma sono quelli piccoli! Pesa! Guarda, ti faccio vedere una cosa solo a te! Guarda qua dentro. Oh. Guarda. Questi sono quelli giganti, però non posso farli con voi. Non si può fare con voi, assolutamente no. Rischiate che se vi esplode vicino, vi fate male. È quello che vuoi? No. Quindi non potete, ragazzi. Quindi, pronto? Tiriamo un altro. Anche io voglio tirarlo. Ok, uno di questi solo. Allora ti spiego come devi fare. Devi prendere, devi tirare la parte di qua, partirà la fiammata e devi lanciarlo via subito, ok? Piano, eh? 1, 2, 3. Veloci, era bello forte. Aurora e Diana, volete provare a lanciare i mini ciccioli? Ma John, dove sono finite le ragazze? Boh, erano 4 secondi fa. Ehi, siamo qui, abbiamo preso paura. Siete impazziti voi due maschi. Io ho preso paura, però Diana vuoi provare a lanciare petardi? Sì, va bene, però non voglio farmi male. Dai. Ragazze, venite, dai, tieni qua. Allora, uno ad Aurora, mettilo in tasca finché non te lo dico io questo, ok? E uno a Diana, va bene. Allora ti spiego come a John. Devi prendere, devi tirare il pezzettino qua. E appena lo tiri devi lanciarlo via. Hai 3 secondi prima che esploda. Non far sciocchezze, ok? E lo mollo. No, così non devi aspettare che lo lascio via. Lo spengo. Tutto bene ragazze, tornate, ci ho pensato io. Per fortuna c'è John. Diana, ti avevo spiegato una cosa ben precisa. Devi prendere, staccare e tirare distante. Ma poi devi aspettare che noi ce ne andassimo via. Ma tu mi avevi detto di mollarlo. Ma mollarlo in fondo, intendevo sotto i piedi. Poi dovevi dirci, ragazzi, sto per lanciarlo, state attenti. Aurora, vuoi lanciare il tuo? Hai capito come si fa? Si prende, si tira e si lancia. Dai, prova. Dai, Auri, ti aiuto anch'io. Vai, 3, 2, 1, via! Oh, bravo Aurora, bravo, hai visto?
visto? Diana, così si fa. Devi stare attenta, devi avvisare quando lo tiri. Adesso Mike, abbiamo altri petardi. No, Gio, andiamo. Ma no, facciamo gli altri, dai. Avete paura? Sì. Avete visto quei petardi? Ma scoppiano un sacco dopo se ci fanno male? Ma non ci fanno male, hai visto Aurora? No ragazzi, io solo questi qua. Sono in testa nera, ma vedete, sono troppo grossi. E questi fanno un'esplosione che fa, potrebbero far esplodere una casa. Quindi questi, meglio che li uso io a Capodanno. Sì, forse meglio, papà. Uffa, cercherò un modo per rubarli. Mettiti bene il cappello che adesso andiamo a casa, sai? Perché dobbiamo fare tante cose. Sono riuscito a rubarlo, papà, mai. Ora lo proviamo insieme. Secondo me farà un'esplosione fortissima. Aurora, aspettami qua! Ah. Papà, voglio dare una bella lezione! E voglio un cine iscrivente al canale! John! Vieni qua, sbrigati, muoviti, ti uccido questa volta! Cos'hai combinato? Dato fuoco a un cassonetto! Cosa fai? Non lo faccio di nuovo! È già ancora chiusa questa scuola! Ma sono sempre io quello che arriva puntuale! Ciao Mattia! Oh, ciao Diana! Come stai? Bene, e tu? Bene! Mannaggia, non hanno ancora aperto le porte. Vabbè, vado a fare compagnia al mio compagno di classe Mattia. Ma hai visto? È chiusa la scuola. E cosa devo fare? Beh, Diana, aspettiamo che arriva Aurora, così vediamo se sa qualcosa. Va bene. Auri, sei pronta per questa gita di scuola allora? Beh, è una cosa bella, andate allo zoo. Però non ho capito perché vi hanno fatto venire alle 4 del pomeriggio. Boh. Ah, guarda, c'è anche Mattia e Diana. Ciao ragazzi, ma cosa fate qua fuori? Oh, ciao Aurora, ti stavamo aspettando. E comunque è chiusa la scuola. Non so cosa è successo, non sta più aprendo. Ho provato pure ad aprire la porta. Hai ragione Mattia, siamo venuti qua puntuali, ma era ancora chiusa. Ragazzi, eppure vi ho detto io di arrivare qua alle 16 del pomeriggio. Mi sembrava di aver letto l'orario giusto. Fatemi controllare un attimino. Papà, spero per te che hai fatto giusto. Dai Mike, controlla veloce. Sì, ma Mike, ma tu sei sempre il solito. Ehi, state calmi ragazzi, la scuola è vostra, non dovrei sapere io i vostri orari di queste gite. Allora, sì, alle 8 il 16. Ragazzi, ho invertito il giorno con l'ora, quindi voi dovete essere qua alle 8 della mattina il 16 e non il 16 l'orario. Non so se avete capito. Ma papà, si è fatto bene a gettarlo già. E adesso come facciamo? I miei genitori adesso, se vado a casa, mi sgridano. Cavoli, non ci voleva. Papà Mike, fatti perdonare. Esatto, papà. Adesso ti porti tu allo zoo. Ma come devo portarvi io allo zoo? Ragazzi, innanzitutto state calmi, non è colpa mia. La scuola è vostra, non è mia. Dovete sapere voi gli orari. E poi, dove vi porto allo zoo che sono le 4 del pomeriggio? E allora, Mike, adesso ci porti al McDonald's a mangiare qualcosa. Sì, bella idea, Mattia. Vado a farti 5. Oh, grazie, papà. Ti voglio tanto bene. Ma, Diana, io non ho detto che vi porto al McDonald's, ragazzi. Non è che sono un banco, ma ti chiedo... McDonald's per tutti! Siete impazziti! Ehi, Mike, e allora... Glielo dico alla Laura che hai fatto saltare la scuola ad Aurora. Sì, ve lo dico io alla Laura che tu hai fatto saltare la scuola. No, non dovete dire niente alla Laura. Vi immaginate se glielo dite che per colpa mia ho sbagliato orario ed Aurora ha saltato scuola. Ragazzi, vi porto al McDonald's. Venite con me, non vi preoccupate, però dovete stare qui. Sì! Leoncini, ciao! Come state? Oggi Aurora è andata in gita allo zoo. Voi ci siete mai stati a vedere tutti questi animali strani? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ma soprattutto, già che mi state guardando, iscrivetevi subito al nostro canale, attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace per non perdere nessun video. Uffa! Mario, scusami, ma
Ma dov'è il McDonald's? Stai calma, ti ho detto che vi portava il McDonald's, vi porta il McDonald's. Ma io ho troppa fame. Anch'io ho tanta fame nella vita, però sai cosa devo fare? Devo attendere. Quindi devi attendere anche tu. Dai, siamo quasi arrivati. Stai calma, siamo arrivati. Aurora, hai visto che i maschi litigano sempre? Non so che litigano. Devi darti una calmata. Ehi, ma scusami, io ho fame. Basta, non si litiga. Fate solitamente fame. No. Sempre queste ragazze in mezzo. Mattia, fai vedere che noi siamo uomini, che noi possiamo litigare quanto vogliamo. Se volete mangiare, vi ricordo che se volete mangiare a McDonald's dovete stare calmi, perché io qua sono l'unico che sono lì. Quindi state calmi. Allora, tutta la presentazione. Sì, papà, hai capito cosa ha detto Diana? Se non si porti a me, che io dico tutto l'aula. A proposito, fatemi sentire Mike, se la bambina è andata volentieri questa mattina a scuola. Almeno speriamo risponda. Ah, andiamo, brontoloni tutti e tre, che sei chiaro. Aspettate, sta suonando il telefono. Ragazzi, mi stai chiamando Laura? Cosa devo fare? Mike, rispondi e fai finta di niente. Papà, stai tranquillo. Dice Laura che io sono andata già e sto bene. Sì, dille che va tutto bene, però ci porti al McDonald's. Dai Mike, rispondi! Ho capito! Pronto Mike? Pronto? Perché mi stai rispondendo in questo modo strano? C'è qualcosa che non va? Ciao Laura! No, niente, perché? A proposito, Aurora? No, l'Aurora! Sì. Aurora è andata, vero, allo zoo? È andata allo zoo! Ma c'erano tutti anche i suoi compagni di classe? Sì, c'erano tutti i compagni di classe. C'era Mattia... Sì, anche mia figlia Diana c'era. Ah, ok, quindi è andato tutto bene, vero? No, è andato tutto bene, nessun problema. Va bene, d'accordo Mike, io torno a fare le mie commissioni. Mi raccomando, non fare casini come al solito e vai a casa. Certo Laura, vado a casa, dove vuoi che vada? In giro, al centro commerciale? E poi non è che faccio casini tutti i giorni. Ogni tanto potrei fare qualche marachella, però sono migliorato, è da tanto che non faccio danni. Ciao Laura. Ragazzi, tutto ok? Laura ci ha creduto. Possiamo andare al McDonald's, però mi raccomando, Vai, vuoi segnalo di te? Quella là si arrabbia con me dopo. Oh, guarda Diana, qua sotto c'è il Mac. E qua c'è l'Old Wild West. Mattia, ma come hai pronunciato quel nome? World Wild West? E comunque neanche tu l'hai detto giusto. Però vabbè, non fa niente. Ragazzi, ci dice un Wild West. Aurora, come pronunci il nome? Quindi ragazzi, volete venire qua al Wild West o volete andare al McDonald's? Tale padre, tale figlia. Andiamo al McDonald's, Mike. Ma povero papà Mike, deve spendere i soldi per io, Mattia, Aurora e forse anche per lui. Papà, il panino, le patatine. Sto prendendo le patatine, non funziona questo coso. Allora. Mike, non sai niente. Si scherza questo per il patatine, eccole qua. Io voglio due patatine. Bene, a me Mike me ne basta una, però col ketchup. Papà, prendi le patatine. Tranquilli, adesso le prendo per tutte le patatine, però scelgo io quante mangiarne. Dai, ragazzi, non vi preoccupate. Leoncini, forse si arrabbieranno un pochino. Io ho preso le patatine, però adesso vedete. Dai, seduti su, arrivano le patatine. Pronti ragazzi, ecco, grazie signora. Oh, ecco voi le patatine. Va bene? No, no. Perché no? Sono una, noi ne avevamo chieste tre. Calmatevi, le condizioni erano diverse. Mi avete detto, papà Mike, ci porti al McDonald's? Io vi ho portato al McDonald's e ho preso la cosa più economica. Beh, allora se volete mangiare, io inizio a mangiare. In qualche modo dovevo pregarmi. No papà, io volevo un salino. Poi il ketchup, la maionese, la Coca-Cola. C'è il
detto che papà Mike è sempre il solito tirchio. Ah, quanto sei tirchio, amico mio. Mattia, io vi ho portato anche, guardate che ce ne sono ancora tante, ragazzi, guardate. Potremmo mangiare anche 2 giorni di fila. Anzi, guarda, adesso è una in meno. Manca l'ultima patatina. Sarà mia. Sicuramente la mangerò io. Io sono più veloce e nessuno riuscirà a prendere la mia patatina. Dopo che le ho comprate, avete pure mangiato tutte le patatine. Beh, mi dispiace, Mike. Adesso vado al supermercato a prenderle, come fa Joan. Ciao! Mattia, Aurora, aspettami! No, Aurora, Mattia, Diana. No, di nuovo al supermercato. Si vanno là dentro, quelli fanno un altro furto stavolta. Non posso restare di nuovo. No, adesso lo capo io. Via. Apritemi, apritemi, dai, veloci! Apritemi. Ragazzi, dove sono le patatine? Le patatine dovrebbero essere nel reparto snack. Quindi sarebbero di là. Dai, andiamo! Oh, Mattia, sei il fidanzato perfetto. Leoncini, non potete capire quanto è rilassante fare la spesa senza Aurora, Bau e Mike. Sentite, sentite! Non c'è neanche un po' di casino. E già che ci sono, devo prendere l'acqua per l'asilo di Aurora. E pensandoci bene, mi servirebbero tantissime cose, come ad esempio la Coca-Cola, il sugo, le patatine, i popcorn, la pasta, e il tonno, e la panna, il prosciutto. Vabbè, andiamo. Ah, dove si sono cacciate adesso Diana, Aurora e Mattia? Questo non è il reparto patatine. Perché sono le gallette di riso? Anche queste sono buone, sono anche più salutari. Quei tre scombinano sempre uguali. Questa volta devo fermarli prima che compiano un altro furto. Oh, quante patatine! Oddio, c'è l'imbarazzo della scelta. Guarda quante patatine ci sono. Tu quale vuoi? Io voglio questa. Io voglio queste. Sono buonissime. Io voglio queste. Oh, veramente. Anche queste sono molto buone. Queste sono buone. Sono le formaggio. Ho l'imbarazzo della scelta e comunque forse hai ragione, Aurora. Le ho assaggiate tanto tempo fa ed erano buonissime. Mettiamo giù queste. Sì, Mattia, mangiamo queste insieme. Certo, Aurora. Ragazzi, ricordatevi che ci sono anch'io e comunque io ho scelto queste sempre al formaggio. Leoncini, a voi quelle patatine vi piacciono? Scrivetelo sotto nei commenti. Iscrivetevi subito al nostro canale. Attivate la campanellina. Lasciate tantissimi mi piace! Quale scelgo, Leoncini? La lemon soda o la roccia? Penso che gli oncini ti do io gli oncini. Dove sei? Metti giù queste cose. Ma cosa pensi di fare, Mattia? Sei impazzito. Dove andava questa adesso? Dove l'hai presa questa? Da qua. Questa dove l'hai presa qua? Dove siete finiti? Io non lo so. Io sono qua da solo. Dove sono Diana e Aurora, Mattia? Parla. Non lo so. Come non lo sai? Certo che lo sai. State facendo qualche marachella. Perché siete scappati via dal McDonald's? Siete arrivati qua. Credo che sono nel reparto patatine. Patatine, ancora che mangiate le patatine, non vi sono bastate quelle che vi ho preso? Io non ho detto niente. Erano tante quelle che ti ho preso, vero? No, però. Pensavo stessero cercando Aurora e Diana. Andiamo al reparto patatine, sbrigati! Papà, Mattia, siamo qua. Ci vedete? Ci vedete? Ragazze, ma dove vi eravate cacciate? Scusate. Mattia, avevi detto che erano reparto patatine, non è vero? Tu frequentando quel teppista di Joan, stai diventando peggio di lui. Guarda che sai cosa faccio. Ti faccio lasciare con la mia bambina, hai capito? Non siamo più amici io e te fra poco se continuerai a fare così. Andiamo, sbrigatevi che dobbiamo cambiare zona, perché manca solo che troviamo Laura. Ma cosa stai dicendo, papà? Laura sarà a casa. Ma secondo te veniti in questo posto a fare la spesa? Voi ascoltate me e andiamo via da qua. Ma dove vi eravate cacciate? Scusate. Sento delle voci simili a Mike.
Ma no, dai, Laura, non può essere. Mi ha detto che andava a casa, ha accompagnato Aurora a scuola per andare in gita ed è tornato a casa. Dai, su, tu però... Tu stai inventando questa pista di Joan. Questa è la sua voce. Fatemi andare a controllare un secondo. Nascondetemi, nascondetemi qua. Mike, ma questo sei tu! Cosa ci fai qua al supermercato? Oh, ciao Laura, non ti avevo nemmeno vista! Sì, sono qua io al supermercato, ma sono passato solo perché, sai, di solito bevevamo la Coca-Cola e invece da oggi sai cosa voglio fare? Voglio iniziare a bere la Pepsi. Dicono faccia meno male. Cosa stai dicendo, Mike? Ma se la Coca-Cola non l'hai mai bevuta in vita tua, perché adesso se ne stai addirittura controllando? Capisco dalle merendine, ma addirittura trovarti in questo reparto mi sembra affatto strano. C'è qualcosa che mi devi dire? Sì, in realtà sì. Volevo dirti che la Coca-Cola senza zuccheri farebbe ancora meno male forse, però sono incerto su quale prendere, se questa qua o comunque sempre la Pepsi. Questa qua, Laura, allora. Però sai cosa? Forse hai ragione, Laura. Non è il momento giusto, quindi tu non ti preoccupare. Girati, prendi il tuo carrettino. Aia! Vai a fare l'aspirazione, andiamo a casa, hai ragione, faccio sempre danni. E tu dove vai adesso? Vado di là, io vado di là, ciao Laura. Va bene, vado a fare la spesa. Ma adesso cosa dobbiamo fare? Papà, io non so niente. Boh, Auri, io non lo so. Ragazzi, venite veloci, ragazzi, avete visto? Sì, non poteva capitare una sfiga più totale di così. Sì, abbiamo trovato Laura, l'unica persona che non doveva affatto vedere che siete rimasti a casa della scuola. Ah, se ci vede, io già ve lo dico. No, io non c'entro, vero? No, no, sì, no. Tu c'entri, sì, hai sbagliato tu l'ora. Ragazzi, io vi ho comprato le patatine, voi tre. E cosa c'entra? Sono sempre patatine, non avete detto che ne volevate tante, scusami. Ragazzi, gioco di squadra allora. Se ci beccano, è colpa vostra. Se non ci beccano, grande Mike. No, papà, non funziona così. Tu hai fatto saltare scuola, quindi è colpa tua, in ogni caso. Vendetta, Aurora. Però noi non vogliamo essere sgridate dalla Laura, perché è colpa tutta di papà Mike. Questa volta, se dovrei dire, hanno ragione le ragazze, Mike. Che pessimo amico che sei, Mattia. Si dà sempre ragione ai maschietti, no, alle ragazze. E comunque, basta far piano. Quindi mi raccomando, ragazzi. Uno, due, bravo, fai come me. Non facciamoci sentire da Laura e usciamo da questo supermercato. Piano, mi raccomando, Dai, ragazzi. Wow, ma guardate che belle queste ciabatte. Quasi quasi gliele regalo a papà Mike e a Aurora. Anche se per Aurora credo che non ci sia il numero. Sono fantastiche. Oh, prese. Ci sono anche i bigliettini da visita. Quasi quasi gliene abbino uno. Questo col cagnolino, così cane, cane. Oh, sono troppo felice. Bellissimi. Ma cosa stanno vedendo i miei occhi? Quelli sono Mike e Aurora. E Mike vuol dire che mi ha detto una super bugia. Sapete cosa faccio? Adesso vado là e li prendo io alle spalle, così gli faccio una bella sorpresa e li sistemo per le feste. Questi due li vedete? Non glieli compro nemmeno, li rimetto giù. Basta. Mi dice sempre le bugie, Mike, deve finirla. E Aurora, perché non è andata a scuola? Faccio una corsa e li prendo da davanti. Mike, ti ho beccato finalmente. Mi sembrava strano che tu fosse venuta al supermercato per comprare della Coca-Cola che neanche ti piace. E Aurora, perché non è andata a scuola ed è qua con te? Ciao Laura. No, ti posso spiegare. Allora, i ragazzi dovevano andare allo zoo e infatti guarda. Ci sono gli animali, hai visto? Mike, penso che Laura ti abbia scoperto. Laura, non è colpa mia, è colpa del papà. È
vero, Laura, è lui che ci ha fatto sbagliare l'orario di scuola. Noi non c'entriamo niente. Non me ne frega niente delle vostre parole, quelle di Aurora, di Diana, di Papa Mike e pure di Mattia. Ora vi faccio vedere io gli animali, altro che lo zoo. Venite qua subito. Ragazzi, voi iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video, lasciate tanti mi piace. Laura, sei buona? Laura, no! No, arrivo! Vi conviene scappare perché vi prendo! Sono disperata e non so minimamente cosa fare. Vorrei tornare a casa da Mike e Aurora, ma se torno a casa, litigo con Mike per quello che ha fatto. Uffa, non so proprio cosa fare. Consigliatemelo voi, scrivendolo qua sotto nei commenti. E poi, dimenticavo una cosa importantissima. Per supportarmi in questa avventura di oggi, dovete subito mettere tantissimi mi piace, iscrivervi subito al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video. Ora, provo ad avvicinarmi verso casa. Ah, visto che Mattia è in ospedale, faccio io compagnia ad Aurora. Ah, una bambina di 4 anni? No, non posso portare i fiori. Fammi pensare, possono piacerle le caramelle. Ta-da! Gli sbattis e gli marshmallow. Ora le li porto. Tutta gente che sta qua in zona. Ma cosa ci fai te qua, moccioso? Io sono l'amica di Aurora. E io invece ci abito. Boh, questa chi l'ha mai vista? Boh. Non c'è più rispetto per le signore anziane. Io non lo so. È proprio bello questo film. Solo che non so cosa fai, sto annoiando. Tornerà mai Laura da me? L'ultima volta però sono andato a cercarla io, quindi sarebbe giusto che questa volta tornasse lei da me. Io da qui non mi muovo questa volta. Se vuole, mi viene a cercare lei. Guardate, io sono bello comodo. Alla faccia sua. Sono arrivato a casa di Aurora e sono prontissimo a giocare con lei. Mattia scavalca sempre sto cancello, però è aperto. È troppo sotto. Io sono più forte di Mattia e ve l'ho pure dimostrato nel scorso video. Vi ricordate? No! Adesso vi metto il video. Mattia, guarda come faccio la ruota. Postati, lascia il posto al campione. Sì, campione, vediamo che ruota sai fare. Guarda, io sono arrivata davanti alla porta di casa e sinceramente ho un po' di ansia nel rivedere Mike. Ma Laura, fatti coraggio. Chi è che ha bussato? Oh, fammi vedere. Laura! Sì, Mike, sono tornata a casa. Posso entrare? Non lo so, fammi pensare un attimo. Mike, cosa stai facendo? Sei sciocco? Non volevi tanto che Laura tornasse. Cosa stai facendo qui fermo? Aprili. Sì, va bene, entra. Meno male, anche perché se ci penso era colpa tua se io me ne sono andata. Non di certo la mia. Possiamo parlare un secondino? Vorrei chiarire con te. Va bene, se proprio insisti, vieni qua con me, dai. Siediti qua sul divanetto, che è la mia umile dimora, e parliamo. Però io ci ho pensato tanto, Laura, e non ho sbagliato niente. Cioè, se è passata che io ti tradissi, ma in realtà non ti ho mai tradito, perché è un qualcosa di tantissimi anni fa. Ma io non mi sono arrabbiata perché tu mi hai tradito, ma semplicemente perché non mi hai detto che avevi una figlia con un'altra persona. E dopo tanto tempo che stavamo insieme, per questo me ne sono andata via di casa. Lo so, Laura, ma tante volte ho paura di... Guarda, sono arrivata! Questo è... Ehi, ma che cosa ci fai qua? Scusami! Sono venuta a fare compagnia ad Aurora! Ah, Laura! Non so se hai conosciuto lui e Gio, vedete, dove vai, torna qua, dove vuoi andare, mi raccomando, tengo d'occhio. Lui è un uomo amichetto di Aurora, in realtà è l'amico di Mattia, che come non lo so come si sono conosciuti, sono amici, l'altra volta l'ho trovato in casa, gli ho fatto prendere un infarto. Oh, va bene, devi andare a giocare con Aurora, dai vai. Ah, sai come sta Mattia per caso? L'ospedale. Oh, non ha detto niente che si è fatto male qua, vero? No. Ok, per fortuna, altrimenti mi arrestavano. Vai tranquillo, tratta la bene, mi raccomando. I giovani d'oggi. Mike, quel bambino che hai mandato in cameretta ad Aurora è un teppista!
sta? Sì, sì, prima stavo venendo verso casa e sai cosa è successo? Mi ha picchiato contro la spalla e mi ha pure detto qualcosa che io non ho capito, ma non mi sta molto simpatico, io ti avviso. Laura, sei appena tornata e stai già brontolando. È venuto anche l'altro giorno qua con Mattia e Aurora non si è fatta niente. Beh, Mattia si è spaccato la testa, però Aurora non si è fatta niente. Cosa? Come Mattia si è spaccato la testa? E nessuno di voi mi ha detto niente! Almeno una telefonata potevate farmela! Dovresti spiegarmi, ma non importa. Ora c'è una cosa più importante, ovvero... noi due dobbiamo parlare di questo. Auri, guarda che è venuto a farti compagnia! John, che piacere! Stiamo sognando! Guarda cosa ti ho portato, le caramelle! Perché lo so che ti piacciono tanto! Ah, sì, ah, sì! Quale preferisci? Where is marshmallow? Ok, ora te le apro. Prendi. Che buoni! John, prendi tu anche uno. Va bene, Aurora. Mike, io devo essere sincera con te. Mi hai fatto davvero tanto male. Però Laura, non so se ti perdono, sai? No, ma sono io che dovrei perdonare te. Non è vero, non è vero, Laura, perché sono anch'io che devo perdonare te. Perché? Tu mi hai abbandonato. Tu non hai idea, l'altro giorno c'erano 60 bambini in casa, non sapevo più cosa fare. Pensavo di aprire l'asilo dei papà. Questo è semplicemente colpa tua. Non è colpa mia. Perché dei due, chi è che ha scoperto che aveva un figlio? Tu, e quel figlio ce l'avevo io, quindi immagina che responsabilità che avevo. Sì, ma tu non mi hai detto che avevi una figlia. John, cosa possiamo fare? Oggi è il tempo, è bruttissimo fuori. Non lo so, Auri, basta che io sto con te. Perché infine, te sei una, proprio una bella ragazza. Grazie con questo complimento. Però io non sono fidanzata con te. Sono fidanzata con Mattia. Te lo ricordi, vero? Sì, certo. Però Mattia è in ospedale, non so quando tornerà. Magari domani. O forse non tornerà più. Quindi ci sono io a farti compagnia oggi. Cosa possiamo fare? Ho un'idea. Possiamo fare un puzzle. Ma dov'è il puzzle? L'ho trovato. Lo facciamo? Sì. Questa è la testa. Questa è l'altra testa. Questo è il dolcetto. Poi l'albero di Natale. Allora Laura, la soluzione è una: o stiamo qua a discutere o facciamo pace. Che ne dici? Va bene, facciamo pace. Però mi hai comprato un regalino per riconquistarmi. Un regalo. Certo, ho proprio pensato a te, sai, in questi giorni che sei andata via. E ti ho preso questo, guarda che bello. Questo è un super Babbo Natale. E l'ho preso perché mi ricorda un po' te. È un po'... no, guarda perché mi ricorda te. Balla come te! Mi ricorda te! Ui, Mike! Un regalino per me, che bello! Sì, in realtà pensavo mi regalassi qualcosa di migliore, ma non importa, accetto anche questo pupazzino di Babbo Natale! Oh, è bellissimo! Ora mi metto a fare un balletto con te. Pronti? Via! Ok, abbiamo fatto pace. Sì, abbiamo fatto pace dopo questo. Per fortuna. E pensare che io l'avevo preso per Aurora. Mi fa piacere, Laura, che ti piaccia. Quindi, pace fatta. Dai, vai a farmi un po' di mangiare. È bellissimo questo regalo. Vai a farmi un po' da mangiare, ti ho detto, Laura. Sempre il giovedì non sto mangiando scatole di ritorno. Oh, sei sempre il solito, Mike. Per una volta che volevo gustarmi lui. No, devo metterlo qui e andare a farti da mangiare. Ma è possibile che anche dopo essere stata via tanto tempo non ti sono mancata? E mi metti subito a cucinare i fornelli. Oh, non cambierai mai, sei sempre il solito. John, mancano tre pezzi, l'abbiamo perso. Vabbè, io, te e Amore. Scusa, non ho capito. Io, te e il nostro amore. Sì. John, sono fila. Ciao, con Mattia, non posso tradirlo. Cosa sarà mai?
Harry. Mattia è tanto in ospedale, non verrà mai a saperlo. Io sono fedele, non lo tradirò mai. Ok. Tu metti mentanze inchiette e vedi. Sì. Fai come me. Ah, ho capito, Aurora. Possiamo fare tipo un disegno? O una forma? Sì, bravo. Io sto facendo una stella. Va bene, devo trovare un modo per avvicinarmi alla faccia di Aurora e baciarla. Cosa? Non ho niente, Aurora, eri sporca i capelli. Dove sono sporca? Ma non ci ho i capelli sporchi. Aia, aia, Aurora, mi fa male. Ehi, cosa mi accendo vicino a me? Le volevi baciare? Io, Aurora, ma te sei già fidanzata con Mattia. Io non lo farei mai. Non ce li stava cercando, Oliba. Ciammi! Sì, anche voi la pensate come me? Ti vedo subito il canale. Attivate la campanellina e soprattutto mettete tantissimi mi piace. A proposito, ma Laura! Chissà cosa stanno facendo quei due di là? Andiamo a vedere! Mike, io ti avviso! Lasciala stare, Aurora! Non vuole sapere neanche perché. Se ti vede, lo sai vero che si arrabbia? Ormai è grande, ha 4 anni e ha un sacco di amici. Se dobbiamo ogni volta spiarla, non finiamo più. Non è spiarla, Laura, vieni con me. Andiamo a vedere. Dai, vieni qua, piano, piano. Guardiamo cosa stanno facendo. Poi magari, lo conosciamo poco questo ragazzo. Forse magari la gente è un teppista, no? Guarda, sì, secondo me era un teppista, ma sei tu che l'hai fatto giocare l'altra volta. È simpatico, l'altra volta ha giocato con Aurora quando tu non c'eri. E io ero triste, loro stavano con Aurora, quindi che ne sai? È poco tempo però, mai. Mi sei venuto addosso, ma sei sempre la solita. Vieni con me. Stanno giocando insieme. Secondo me stanno litigando, Laura. Vabbè, staranno litigando per un po'. Che ci vedo. Ah, che male. Aurora mi ha tirato proprio una bella sberla. Mi sembra che ho la sua mano attaccata. Ah, che male. È un po' livante, non si fa apposta. Ora devo trovare un altro modo per avvicinarmi a lei. Aurora, non hai un paio di calzini da portarmi? Sì, vieni subito. Vediamo qua. Guarda, ci sono. Non è che sono là in fondo al cassetto? Dove? Oh sì, guarda là in fondo, Aurora. Mi approfitto. Quando Aurora si alza, gira la testa e faccio. Gli do subito un bacio, così lei si innamorerà di me. Ma secondo me hai ragione. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Oh, Mike, non sai cosa ho visto? Racconta, racconta, Laura, racconta! Si sono spostati insieme all'armadio e stavano... Cosa vuol dire si sono spostati insieme all'armadio? Cioè, si è spostato l'armadio, Laura! No, si sono spostati loro verso l'armadio di Aurora per prendere dei calzini. Dei calzini? Sì, cosa devono fare con i calzini? E scusami. Ne so io, per quale motivo non lo so. Laura, e se stessero nascondendo qualcosa di illegale? Magari hanno rubato un gioco o un supermercato e lo stanno nascondendo. Oddio, la mia bambina con un teppista l'arrestano. Posso parlare? Sì. Ma secondo te vanno a rubare un giocattolo e si mettono a parlarne lì così senza neanche chiudere la porta della camera? L'hanno nascosto dentro l'ano? Ma cosa stai dicendo, Mike? Dobbiamo continuare a guardare, quindi Laura, vai avanti tu. Ma non farti scappare. Ma perché dobbiamo stare qua a ascoltare? Ma sei sempre in mezzo, devi spostarti, per favore. Fai andare avanti me, allora. Fai andare avanti me, per favore. Fai andare avanti me. Vieni qua, adesso ti butto via il capo. Aia, Aurora, mi fai male. Ciao ragazzi, io sto pulendo il pavimento. Io invece sto pulendo il tappeto. Mike, cosa sta succedendo? Perché se ne sono andati in quel modo? Te l'ho detto, Laura. Mi sono anche sporcato tutto per far finta di pulire. Ti ho detto, secondo me hanno litigato per la retribuzione della refurtiva che hanno rubato il negozio. Ti ho detto, quello è un baranza, non voleva dare i soldi da un'ora che hanno rubato il giochetto. Secondo me è così. Oh,
Ti sei proprio fissato, con questa tua supposizione non vera. Lasciamoli stare. Avranno litigato, ma sono piccoli, sono ingenui e tante cose non le sanno, quindi lasciamoli fare da soli e si arrangeranno, prima o poi faranno pace. Noi facciamoci i cavoli nostri. Cavoli nostri, un corpo! Voglio vedere quello che è successo alla mia bambina. Piano piano, eh. Vai fuori in casa. Io non faccio più pace con te. Anch'io amo solo Mattia. Scusa, Aurora. Oh, che male. Per prima mi ha tirato una sberla e dopo l'orecchio. Ah, che male. Secondo me è proprio innamorata di Mattia. Mi ha fatto troppo male all'orecchio. Questa volta torno a casa, però non mi arrendo. Poi, mi raccomando, iscrivetevi subito al nostro canale. Attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace. Ritornerò a conquistarla.